Vuoi aprire un conto corrente e la banca ti chiede un certificato anagrafico? La tua assicurazione ti ha chiesto uno stato di famiglia per scontarti la polizza con la legge Bersani? Se sei un cittadino dell'area metropolitana di Napoli, a breve potrai stampare tutti i tuoi certificati anagrafici di stato civile con un semplice clic, direttamente dalla poltrona di casa tua, a qualsiasi ora e soprattutto senza code agli sportelli. In base all'intesa stipulata tra la città metropolitana e il comune di Napoli, è stata definita infatti l'estensione agli altri comuni dell'area metropolitana del sistema di certificazione anagrafica online sviluppato dagli uffici di Palazzo San Giacomo, grazie ad un progetto PON Metro nell'ambito del piano operativo afferente all'asse 1 Agenda Digitale. In virtù di questo processo, le stesse certificazioni rilasciabili presso gli uffici comunali potranno essere scaricate gratis, comodamente da casa, da tutti i cittadini dotati di identità digitale, la cosiddetta SPID. Oggi stiamo scrivendo una bellissima pagina di collaborazione istituzionale tra il Comune di Napoli e, spero, tutti e 91 i comuni della città metropolitana. I certificati che possono essere scaricati comodamente da casa e gratuitamente sono già numerosi, ma comunque contiamo per la fine del prossimo anno di coprire praticamente tutti i tipi di certificazione. Chiaramente i comuni dell'area metropolitana, per aderire a questa iniziativa, dovranno espletare alcune formalità che noi renderemo note nei prossimi giorni. Mi sento di ringraziare il consigliere Rosario Ragosta della città metropolitana che comunque sta affrontando questa sfida con noi con grande entusiasmo, ma un ringraziamento particolare va a tutti i tecnici che stanno lavorando a questa impresa al Comune di Napoli ormai da tanto. Devo dire con grandissima lungimiranza dell'amministrazione del sindaco Luigi De Magistris che in tempi non sospetti aveva compreso l'importanza di catalizzare delle energie sulla gestione dei PON-metro e soprattutto di concentrare la nostra attività sull'informatizzazione dei servizi, perché questa è la vera svolta a livello di efficienza dell'azione amministrativa. Il programma prevede l'adeguamento dei sistemi software di anagrafe dei comuni coinvolti con la soluzione di timbro digitale di cui si è già dotato il Comune di Napoli, oltre all'integrazione del sistema SPID nell'ambito dei portali dei servizi demografici dei comuni aderenti. In collaborazione con il Comune di Napoli, nella persona dell'assessore Sardu, abbiamo voluto estendere il servizio che già eroga il Comune di Napoli, parliamo della certificazione online, a tutti i comuni dell'area metropolitana. Anche gli altri comuni potranno dare questo servizio ai loro cittadini, partendo proprio dalle certificazioni base, fino ad arrivare anche alle certificazioni un po' più complesse. I certificati rilasciati online sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, ad esempio tra cittadini e banche, assicurazioni, eccetera. Nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, infatti, sono stati da tempo sostituiti dalle autocertificazioni. Le modalità di adesione, che per i comuni è gratuita, peraltro, saranno illustrate nel corso di un prossimo evento che servirà a presentare tutta la strategia della città metropolitana relative alle opportunità di finanziamento. A breve noi inviteremo tutti i comuni a partecipare a un evento che ha come obiettivo presentare altri progetti dell'asse 1 del PON Metro che partono dalla cultura al turismo ai lavori pubblici. Il servizio è stato di recente esteso all'Ordine degli Avvocati di Napoli. Nei primi 3 giorni sono già stati scaricati 360 certificati online. Altri protocolli sono in preparazione con gli avvocati degli altri distretti e con gli altri ordini professionali.